Voilà, raga, e ciao a tutti! Benvenuti alla seconda puntata della grammatica e pronuncia. Sapete che nel novembre 2011 ho fatto la prima puntata della grammatica e pronuncia e non riesco a capire che sono passati quasi 3 anni senza fare una seconda puntata di questo argomento che è molto importante. Quindi meglio tardi che mai, oggi vi spiegherò alcune cose della grammatica e la pronuncia della lingua inglese. Però è importante notare che la mia pronuncia delle parole inglesi è proprio una tipica pronuncia americana, visto che sono americano. La prima parola per oggi è Italy. Italy, che vuol dire Italia in italiano. E noi americani tipicamente pronunciamo questa parola come se non fosse una T, ma invece una D in questa parola. Quindi si pronuncia proprio come Italy. Italy. Così, Italy. Poi abbiamo America. America, che vuol dire America. The United States. The United States. O si può dire the US. The US. E questo significa gli Stati Uniti. New York. New York. E c'è anche New York City. New York City. California. California. Los Angeles. Los Angeles, o si può anche dire LA. LA. Adesso voglio farvi vedere alcune parole in inglese che si scrivono in un modo diverso da come si pronunciano. La prima è il verbo know. Know, che si usa come sapere e anche come conoscere in italiano. Si pronuncia questa parola così. Know. Know. Poi abbiamo knock. Knock, che vuol dire bussare. Knock. Island. Island, che vuol dire isola. Island. Sword. Sword, che vuol dire una spada. Colonel. Colonel, proprio questa parola. Mi ricordo la prima volta quando ero nella scuola, come si dice, elementaria, in elementary school. Ho visto questa parola e io l'ho pronunciato come colonel. Colonel, perché questo è proprio... Quando si vede questa parola si pensa di pronunciarlo così, ma invece in inglese noi diciamo colonel. Colonel, non so perché. In italiano questa parola vuol dire colonnello. Wednesday. Wednesday, che vuol dire mercoledì. E poi l'ultima parola, light. Light, che vuol dire la luce. Allora adesso parliamo un po' della grammatica. Ci sono 3 parole in inglese che hanno lo stesso nome. There. 3 parole. There. There and there. E ci sono tantissime persone che sbagliano sempre quando scrivono. Non sanno quale versione di questa parola di usare. Ma adesso cercherò di spiegare queste 3 parole in un modo molto semplice. Allora abbiamo there. There. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E. Che si usa per dire c'è o ci sono in italiano. Ad esempio, posso dire there is one person here. There is one person here. Che vuol dire c'è una persona qui. Proprio quando si dice there is, si deve usare c'è in italiano, perché stiamo parlando di una cosa, non tante cose. Ma per parlare di più di una cosa, per tante cose, si dice there are. There are, che è proprio la traduzione per ci sono. Quindi si può dire there are many people here. There are many people here. Velocemente si dice there are many people here. E questo vuol dire in italiano ci sono tante persone qui. Poi abbiamo there scritto come T-H-E-I-R, T-H-E-I-R. Si usa questo quando si parla di... quando loro possiedono qualcosa. Proprio stiamo parlando di loro e che loro possiedono qualcosa. Quindi si può dire in inglese their car is nice. Their car is nice, si dice velocemente. Questo vuol dire la loro macchina è bella. Quindi si usa questa parola sempre quando si parla di possedimento, ma possedimento di loro. E poi abbiamo la terza versione di questa parola, che è there. Si pronunciano queste parole tutte nello stesso modo. Quindi abbiamo there, T-H-E-Y apostrophe R-E, T-H-E-Y apostrofo R-E.
Questo è proprio la forma contratta di they are. They are, che vuol dire loro sono, ma questa è la forma contratta, they're, they're. Si può dire in inglese, they're going to dance. They're going to dance, che vuol dire vanno a ballare. Si può anche dire in italiano stanno per ballare, ma sempre quando si dice che uno si sta per fare qualcosa, proprio si usa la parola about in inglese, quindi si può dire they're about to dance. They're about to dance. Questo è proprio la traduzione per stanno per ballare. Ma se tu dici they're going to dance, vanno bene per vanno a ballare e anche stanno per ballare. Adesso parliamo di any and some. Any and some. Queste sono due parole che ho visto che ci sono tante persone che hanno delle difficoltà a sapere la differenza e le cose dissimili di queste parole, perché proprio sono sinonimi, ma non sempre. Ad esempio, posso dire, c'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Si dice in inglese, is there anyone here? Si usa proprio any in questa frase. C'è qualcuno qui? Si dice, is there anyone here? Ma si può anche sostituire anyone per dire someone. Quindi in questa situazione, con una frase del genere, si vede che any e some sono proprio sinonimi, sono intercambiabili. Quindi posso dire, per c'è qualcuno qui, is there someone here? Is there someone here? Poi abbiamo una frase tipo, would you like some water? Would you like some water? Che vuol dire vuoi un po' di acqua. Però anche in questa situazione si può sostituire some per any. Quindi posso dire, would you like any water? Would you like any water? Che ancora vuol dire vuoi un po' d'acqua. Però diciamo che sempre quando si dice some è più per quando tu vuoi dire un po'. Un po', una piccola quantità, ma non quando parli di una grande quantità. Mentre con any è proprio come qualsiasi. Quindi non si può rispondere a questa domanda, would you like some water, dicendo yes, I'd like any. No, non funziona così. Non si può sostituire any per some in questa situazione, con questa frase. Se vuoi rispondere dicendo sì, mi piacerebbe un po' o vorrei un po' d'acqua, si può dire in inglese yes, I'd like some. Yes, I'd like some. Che vuol dire sì, vorrei un po', mi piacerebbe un po'. Ma diciamo adesso una frase molto comune. Quando uno ti chiede, oh, sai parlare l'inglese? E diciamo tu sai parlare solo un po', tu puoi rispondere dicendo yes, I speak some English. I speak some English. Questa proprio vuol dire parlo un po' di inglese, ma anche si può dire in inglese I speak a little English. O si può anche aggiungere la parola bit, a little bit. Bit è come proprio un pochino. A little bit è come un pochino. Quindi diciamo che qualcuno ti sta dando un po' d'acqua in un bicchiere e ti dice, ok, fammi sapere quando è abbastanza. Si può dire, ok, just a little bit more, un po' di più. Ok, basta. Ok, that's enough. Basta si dice come enough o that's enough. Quindi a little bit è proprio quando vuoi un po' di qualcosa. Quindi si può dire, yes, I speak a little bit of English. Yes, I speak a little bit of English. Che vuol dire sì, parlo un po' di inglese. O si può dire, I speak some English. Proprio non so se questa frase suona così bene, è comprensibile, ma sì, va bene, non è proprio un granché. I speak some English, sì, va bene, ma non si può dire I speak any English. Anche in questa situazione non si può sostituire any per some, perché poi vuol dire sì, parlo qualche inglese. No, non ha senso, non credo ha senso anche in italiano. Quindi meglio dire some. Sempre some quando vuoi dire di una cosa di piccola quantità o solo di un po' di qualcosa. Mentre any è più come qualsiasi o qualche.
Allora ragazzi, con questo io concludo la seconda puntata della grammatica e pronuncia. Spero tanto che vi sia piaciuto questo video. Se sì, datemi pollici in su e fatemi sapere qua sotto con un commento. E se sei nuovo qui al mio canale e vuoi vedere di più, iscriviti al mio canale YouTube. E noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Spread the love! Ciao!